Eccoci arrivati ad una parte molto interessante e molto sfiziosa di Web Builder 11. Praticamente vediamo adesso come realizzare un sito web responsive con, diciamo, con le ultime tecnologie, no, con gli ultimi aggiornamenti all'interno del software. Quindi vediamo come creare un sito web responsive. Davvero, davvero una bella cosa. Allora, siamo davanti per l'occasione, davanti a un sito web, di un, diciamo, di un webmaster americano. L'ho trovato in giro sul web e ho visto che ha realizzato un bel sito web proprio in stile moderno, in stile responsive. Vediamo come si comporta. Allora, questo è il sito. E vediamo allora. Se restringiamo, immaginiamo che queste sono finestre del browser più piccole. Se restringiamo, ecco come si comporta il sito web, si adegua, si adatta alle dimensioni dello schermo. Immaginiamo che questo è lo schermo di un cellulare. Ecco quello che è accaduto. E anche il video di YouTube si è scalato. Torniamo indietro, piano piano ecco che gli oggetti si ridispongono. Ecco qua, siamo tornati alla dimensione originale. Un bel effetto, vero? Per un sito web responsive creato con Web Builder 11. Andiamo a vedere come fare qualcosa di simile. Allora, sono nella finestra di progettazione di Web Builder, vado qui. Dunque, pagina, proprietà della pagina, dov'è? Eccola, ogni tanto mi scappa qualche voce. Dunque, è qui che vado a settare una risoluzione, no, una larghezza della pagina di 1200 pixel. Perché 1200 pixel? Semplicemente perché la dimensione, bene o male, la larghezza dei standard, come si chiama, degli schermi. Ok, adesso la prima cosa che faccio è andare a costruire diciamo, la pagina standard, cioè pagina creata per le dimensioni di uno schermo standard, e vado ad aggiungere per prima cosa la cosiddetta intestazione, una header. Adesso vediamo. Allora, hai notato che ho inserito la header? La header non è altro che un livello, quindi da qui ho preso un livello, l'ho messo sulla pagina e ci ho messo una immagine di sfondo. Qui come sfondo ho scelto un'immagine, l'ho presa dal mio computer. L'immagine, il livello con l'immagine è di esattamente 1200 pixel largo e poi circa 350 alto, quindi l'altezza non è importante. È importante che ci sia 1200 pixel di larghezza, uguale alla larghezza della pagina. E un'altra cosa che faccio è andare a impostare qui, dunque, dimensionamento orizzontale a relativo. Qui non si legge bene, ma è a relativo, quindi metto la spunta a questo campo qui per rendere appunto dinamico il comportamento del livello. Ok, questo è molto importante, larghezza uguale alla 1200 pixel, cioè uguale alla larghezza della pagina che ho scelto, e appunto, come abbiamo visto, dimensione orizzontale relativa. Allora, dimensione orizzontale relativa vuol dire che il livello sarà praticamente, la dimensione del livello sarà infinita. Secondo appunto delle dimensioni della grandezza dello schermo. Qui posizioniamo al centro l'allineamento, facciamo ok per salvare. Ok, allora quello che ho fatto adesso non è stato altro che aggiungere del testo all'interno del livello. Ah, una cosa importante, vedi, adesso quello che ho inserito è tutto parte del livello. È importante non lasciare. Il mio consiglio importante è di non lasciare spazi vuoti qui né sopra né a sinistra.
Dunque, dicevamo, ho aggiunto nel testo, questo è un bottone jQuery che lo userò, lo posso usare comunque per linkare questa pagina ad un'altra pagina, ad un altro sito web. Per esempio, qui ho aggiunto un menu di testo, niente di spettacolare, ho semplicemente preso degli oggetti qui dalla toolbox. E li ho inseriti sul sito web. Quello che ho fatto qui, l'unica cosa carina che mi è venuta in mente di fare, che Web Builder 11 ci permette di fare, è scegliere diciamo il comportamento dei link qui del menu di testo. Allora ho scelto modifica stili, ho creato un mio stile personale, l'ho chiamato come questo modo che vedi. Poi che ho fatto? Allora, cliccando su ognuna delle anteprime del link ti permette, vedi qui si, diciamo, si attiva l'opzione e tu puoi decidere il colore del link, graffetto, sottolineato, corsivo e altre caratteristiche. La cosa bella che ho fatto è una piccola animazione per quando passiamo il mouse sul menu che adesso andiamo a vedere. Io ho scelto questa di scorrere dal centro, è una sottolineatura che appare ogni volta che passiamo su una voce di menu. Come consiglio sempre, fai degli esperimenti e vedi l'effetto che ti piace di più. Qui la durata dell'effetto è espressa in millisecondi, il che vuol dire cioè il valore qui 1000 vuol dire un secondo. Se io adesso scrivo qui 2500 vuol dire 2 secondi e mezzo di durata dell'effetto. Mi sembra troppo lungo, quindi io ho ridotto a un quarto di secondo, quindi 250 millisecondi. E adesso andiamo a vedere, ti faccio vedere l'effetto dal vivo. Quindi faccio l'anteprima. Allora, ecco l'anteprima e ecco l'effetto che viene fuori. Mi sembra molto carino, molto fresco, vero? Torniamo in Web Builder. Eccoci allora tornati nella finestra di progettazione di Web Builder. Allora, quello che ho fatto è stato semplicemente aggiungere altri livelli alla mia pagina web, al mio sito web, che hanno comunque la stessa larghezza di 1200 pixel, tutti 1200 pixel come il primo livello. Ho aggiunto degli oggetti al loro interno che fanno parte adesso del livello. Qui ho aggiunto testo, qui del testo semplice, del testo riempitivo. Qui sono delle icone, queste sono, allora, dove ce le abbiamo? Adesso vediamo, sono delle icone particolari che ho trovato, ecco, nella sezione disegno, sono icona font stilizzato. Puoi aggiungere l'oggetto e scegliere quella che più ti piace. Un fondo il livello con un fondo uniforme. Qui un altro livello con un'immagine del testo riempitivo, anche qua fondo uniforme. Allora, qui ho aggiunto un video da YouTube, quindi ho preso l'elemento qui, video da YouTube, l'ho aggiunto. Ho preso un link dal canale YouTube e l'ho messo e l'ho incollato appunto qui. Testo, queste sono due immagini che ho preso da internet e le ho inserite qui. Come sfondo ci ho messo una trama, qui nella finestra stile, tessitura, cioè non trama, tessitura, e facendo clic su questa freccia ti si apre un ventaglio di diverse tessiture che poi vengono automaticamente ripetute fino a riempire l'intero livello. E qui un altro livello con del testo al suo interno. Qui ho ripetuto un'altra volta il menu che avevo preso all'inizio, questo qua. Qui ho aggiunto un altro menu di testo. Una cosa importante che ho fatto per tutti i livelli che ho aggiunto, allora, è spuntare il dimensionamento orizzontale relativo, quindi per ogni livello.
un'altra cosa che ho fatto, sempre all'interno di ciascun livello, è impostare l'allineamento al centro per tutti i livelli che ho inserito nella pagina. Adesso la pagina non è ancora responsive, cioè non è ancora di tipo reattivo, e la prossima cosa che andiamo a fare è appunto rendere questa pagina web reattiva alle varie dimensioni della finestra del browser. Per rendere quindi il nostro sito, come abbiamo appena detto, reattivo o responsive, quello che andiamo a fare è andare qui sotto e aggiungi breakpoint. Non è l'unico modo per aggiungere il breakpoint, perché ce l'abbiamo anche qui sopra allo schermo. Adesso non ricordo bene, perché di solito io lo faccio dalla base della finestra. Allora, vediamo. Eccolo qua, eccolo, web design reattivo qui, e aggiungi breakpoint. Quello che faccio io è aggiungere un breakpoint di 768 pixel. Ok, perché 768? In breve, perché 768 pixel è una delle larghezze più frequentemente utilizzate dai vari dispositivi mobili. Allora, adesso vediamo che praticamente si è accorciata la dimensione della pagina, perché ci troviamo in questa risoluzione qua di 768. Intanto, eccola qua, quella di 1200 è sempre qui, abbiamo semplicemente aggiunto un'altra risoluzione più piccola. Adesso queste due risoluzioni stanno condividendo gli stessi elementi. Vediamo cosa fare. Allora, che fare a questa risoluzione? Il livello è troppo lungo, quindi, cioè troppo largo, e quindi verrebbe visualizzata solo questa parte qui. Allora, che cosa facciamo? Allora, prendo il testo e lo porto dentro. Ecco, ci sono le guide che ci aiutano nel posizionare gli elementi. Allora, intanto, ecco, stiamo lavorando a 768 pixel. Prendiamo il livello e lo ridimensioniamo fino a farlo diventare 768 pixel. Dunque, allora, puoi anche verificare la lunghezza, la dimensione da qui. Come vedi, 768. Allora, una cosa che ho dimenticato di dirti per quanto riguarda il ridimensionamento dell'immagine, per far sì che non venga tagliata, come abbiamo appena visto, è quella di andare dunque nella risoluzione di default, doppio clic sul livello, e qui in stile, a parte non ripetere perché l'immagine è assolutamente, ho creato un'immagine che fosse perfetta di 1200x300 pixel e qualcosa, cioè uguale all'immagine del livello, e ho messo dimensione 100%, quindi non ripetere e dimensione 100%. Ok, adesso torno, anzi ti faccio vedere subito come adesso l'immagine, ecco vedi, non viene tagliata. Quindi vado alla risoluzione a 768 pixel, prendo l'immagine, la trascino, ecco qua, ops, ecco, e le guide mi aiutano a posizionarla esattamente a 768 pixel. Allora, adesso dobbiamo aggiustare il livello successivo, questo qui dove ci troviamo. Allora, quindi passiamo alla visualizzazione a 768 pixel e cominciamo a spostare il testo cercandolo di centrare nelle nuove dimensioni, 768, quindi grosso modo il centro sarà in 380. Ecco, diciamo che le guide anche in questo caso appaiono e ci aiutano. Allora, cerchiamo di riposizionare un po' tutti gli oggetti. Allora, io in questo caso ho inserito un elemento che si chiama testo adattabile, mi sembra, adesso vediamo dov'è.
Testo adattabile, sì. Avrei potuto inserire benissimo un blocco di testo semplice, il classico blocco di testo, e avrei potuto scegliere l'allineamento centrato, cosa che in questo caso non sono riuscito a fare. Vabbè, è un'opzione che ho a disposizione, però adesso sono riuscito comunque a metterlo all'interno dei 768 pixel e quindi adesso posso tirare dentro anche il livello. Ops. 768, eccolo qua. E così vado a fare anche con gli altri livelli. Allora, ho riarrangiato gli oggetti all'interno della visualizzazione a 768 pixel. Eccoli come appaiono qui in fase di progettazione. Le icone ho deciso di posizionarle verticalmente perché Web Builder 11 ce lo permette. Rispetto alla visualizzazione a 1200 pixel, ho ridimensionato il video, ho riposizionato le icone. Qui ho riposizionato il testo e adesso possiamo andare a vedere già cosa succede passando dai 1200 ai 768 pixel. Allora, ecco qua la finestra intera. Adesso cerchiamo di... Ops, vediamo un po'. Dunque, diciamo che questa è la finestra 1200 circa. Andiamo a rimpicciolire la finestra. Ecco, hai visto? Gli oggetti si sono riposizionati. Ecco, Ops. Dunque, questo è il testo e l'immagine che io avevo scelto di rimpicciolire. Ecco, le due icone che si riposizionano, il video che si rimpicciolisce e anche qui l'ultimo livello, come vedi il testo si riposiziona. Quello che faccio adesso è aggiungere un altro cosiddetto breakpoint, lo prendo da qui sotto, che ci sono abituato oramai. Ah, una cosa, queste sono tutte, diciamo, visualizzazioni, tutti breakpoints, sono quelli più usati dai dispositivi di visualizzazione, sia mobile, quindi portatili, sia in versione desktop. Ovviamente se ne hai bisogno di un altro puoi sempre crearlo. Basta scrivere qui le dimensioni che ti servono e cliccare su OK. Poi andrei qui per gestire i vari breakpoints e potrai eventualmente cancellare quelli che non ti servono e gestire gli altri. Comunque, abbiamo detto che adesso, ecco, crea un'altra visualizzazione a 320 pixel e adesso dovremo ovviamente arrangiare di nuovo il tutto. Vediamo come fare. Allora siamo di nuovo in fase di progettazione e siamo a 320 pixel, quindi la finestra è larga solamente 320 pixel. Un'altra possibilità che ci mette a disposizione Web Builder 11 per costruire il nostro sito responsive, ovvero reattivo, che è questa, riguarda il testo. Allora, guarda qui, nella visualizzazione di default, questo il testo è molto grande. Lo stesso testo qui nella visualizzazione 320 pixel, hai visto che si è rimpicciolito. Perché non c'entrava tutto nella finestra, nelle sue dimensioni originali? Anche questo qui ha subito lo stesso trattamento. Che cosa è successo? Allora, tasto destro nella visualizzazione di default, tasto destro sul blocco di testo, proprietà oggetto e metto la spunta su questa opzione, abilita fonts reattivi, dimensioni diverse dei caratteri nei breakpoints. Ok. E Web Builder mi consente non solo di spostare il testo, dargli diverse posizioni a seconda diciamo dei breakpoints,
in cui stiamo lavorando, ma mi consente anche di variare le dimensioni del testo. Questa è un'altra grande cosa che ci mette a disposizione Web Builder. Ecco, allora 768-320. Un'altra bella cosa che abbiamo a disposizione con Web Builder è poter nascondere o far visualizzare degli oggetti a seconda della finestra in cui ci troviamo, a seconda delle dimensioni in cui stiamo lavorando. Allora, io adesso dovrò portare a 320 pixel, dovrò spostare questo menu perché altrimenti è fuori e non verrebbe visualizzato o non verrebbe visualizzato correttamente. Quindi, allora, qui non c'entra, come vedi. Anzi, forse sì. Vabbè, forse in questo caso ci entra. Ma se non ci fosse entrato, diciamo che io posso, attraverso il manager degli oggetti, il gestore degli oggetti, che se non ti appare, puoi farlo apparire da qui, vediamo qual era. No, eccolo. Ops, dov'è? Eccolo qui, manager degli oggetti. Sì, eccolo qui. Quindi se non appare puoi andare qui e cliccare su Manager oggetti. Dicevamo, allora, tramite il manager degli oggetti io posso far sparire questo menu che è troppo grande per una visualizzazione a 320 pixel, che va bene qui, però a 320 pixel io lo porto all'interno della finestra, così da evitare fastidiose barre di scorrimento qui sotto, e quello che faccio lo faccio sparire e posso inserire un nuovo menu di testo. Dov'è? Allora, navigazione, menu di testo. Allora, come dicevo, ho creato un nuovo menu di testo. Gli ho dato il colore, il carattere, la spaziatura fra le voci, qui, e ho fatto sparire l'altro. E invece lascio questo qui quando la finestra sarà ad una larghezza di 320 pixel. Poi vediamo come funziona. Intanto posso tirare dentro anche, ecco, cioè non riuscivo a tirarla perché il testo era troppo lungo, quindi faccio così. Ridimensiono la casella di testo e tiro dentro anche l'immagine. Riposiziono il bottone qui. Allora, qui sotto c'è un altro menu che io adesso potrei anche lasciare perché rientra all'interno delle dimensioni della finestra dei 320 pixel. Ma per farti vedere nuovamente il procedimento, decido di farlo sparire, quindi lo rendo invisibile. Ecco, è sparito e ne ho creato un altro di menu che posiziono qui. Gli ho dato ovviamente il testo, il colore, la spaziatura, come ho fatto con il menu più in alto. Adesso non fare caso se sia più o meno bello, stiamo facendo anche un esempio. Allora, ridimensiono questo livello e proviamo ad andare a fare un'anteprima. Allora, ecco l'anteprima in Internet Explorer. Allora, questa è la finestra intera, cioè 1200 pixel. Stringiamo, ecco che si ridimensiona. Vabbè, questo andava fatto sparire, poi ci pensiamo. Ok, va bene. Intanto gli elementi si sono già riposizionati. Ancora, ecco qua. Ecco la finestra, ecco il sito web in una finestra a 320 pixel come appare. Ritorniamo indietro, 768 pixel.
e 1200 pixel. Ovviamente questa è solo, diciamo, una vista un po' d'insieme, un po' superficiale. Poi andremo ad aggiustare i vari elementi in maniera più approfondita. Vedremo come nei prossimi video. Intanto ti do un saluto e quindi a presto. Ah, ecco, mi ero dimenticato di dirti, allora, a proposito di elementi che appaiono e scompaiono ad una visualizzazione piuttosto che su un'altra. Allora, questo è il blocco di testo che abbiamo deciso di far apparire a breakpoint 320 pixel e ovviamente questo qui nel breakpoint superiore deve essere invisibile, quindi manager degli oggetti, e qui sarà invisibile, mentre sarà visibile ai 320, e dobbiamo fare la stessa cosa per la visualizzazione di default, quindi a 1200 pixel, perché dobbiamo renderlo invisibile anche qui. Mi ero dimenticato questa piccolezza.